La rete è il più grande spazio pubblico della storia. Il sogno realizzato della possibilità di poter permettere a chiunque di dire ciò che pensa, facendosi ascoltare potenzialmente da chiunque al mondo. Senza coercizioni, senza intrusioni, senza volantinaggi, senza megafoni. Semplicemente chi vuole parla e chi vuole ascolta. La rete è anche il sogno a portata di mano di poter leggere tutti i libri mai scritti in qualsiasi lingua, non importa quanto minoritaria. La rete cioè che porta nel XXI secolo, potenziandola, la grande utopia realizzata della biblioteca pubblica. La rete che potrebbe fare la stessa cosa per tutta la musica mai composta, le fotografie mai scattate, i film mai fatti, i quadri mai dipinti. La rete che potrebbe rendere possibili, e in parte lo sta già facendo, nuovi modi di sostenere gli autori, consentendo loro di dedicarsi alla loro arte per il beneficio di tutti noi. La rete che potrebbe presto mettere a disposizione quel grande bene comune che sono i risultati della scienza, mettendo sullo stesso piano la giovane ricercatrice africana e il professore di Harvard. La rete inoltre è straordinaria piattaforma di innovazione, per beneficiare della quale non servono conoscenze o tasche profonde o permessi, basta un cervello, un computer e un accesso a internet. La rete inoltre è grande strumento di mobilitazione sociale e politica, ma potrebbe essere, se saremo bravi, anche uno strumento per infondere sangue nuovo nelle nostre democrazie, anche in fase di governo, per ripensare i partiti politici e per dare sostanza al dialogo tra eletti ed elettori, sempre, non soltanto in occasione delle elezioni. La rete, come sappiamo, è tutto questo e molto, molto altro ancora. E l'abbiamo costruita noi, tutti noi. Noi ingegneri delle università, per cominciare, università che tra l'altro dovrebbero tornare a occuparsi molto più attivamente del benessere della rete. Noi amanti delle soluzioni pratiche, del consenso di massima, in IETF, in Internet Society, in altri forum. Tutti noi che l'abbiamo letteralmente popolata di milioni, miliardi di siti e di migliaia di applicazioni, spesso impreviste da tutti. Che abbiamo creato insieme la più grande enciclopedia del mondo. Che abbiamo volontariamente creato un commons di decine di migliaia di software liberi e di miliardi di testi, fotografie, slide, video rilasciati con licenze Creative Commons e altre licenze libere. La rete è tutto questo e molto altro ancora. L'abbiamo costruita tutti noi. Non i governi, che se l'avessero capito per tempo ci avrebbero senz'altro bloccato, e non i grandi poteri economici tradizionali, che se avessero capito per tempo avrebbero provato a comprarci o avrebbero chiesto ai governi di bloccarci. Non i poteri mediatici tradizionali, che se avessero capito per tempo avrebbero acceso i loro riflettori per attirare l'attenzione di governi e poteri economici, tranne che in sciagurati paesi come l'Italia, dove i tre poteri purtroppo coincidono. Non i governi e certi poteri economici, che una volta che internet c'era, l'hanno trasformata in una gigantesca macchina di sorveglianza per fini commerciali o statali. L'internet delle enciclopedie, dell'informazione dal basso, di un nuovo discorso pubblico, della mobilitazione orizzontale, eccetera, l'abbiamo costruita tutti noi, non loro. Anzi, spesso nonostante loro. Dobbiamo esserne orgogliosi. Ora però qualcuno vorrebbe impadronirsi di questo patrimonio collettivo, vorrebbe rendere internet più docile, più controllabile, in economia, in politica, nella cultura persino. E non fanno più neanche mistero dei loro obiettivi. Con il G8 di Sarkozy a Parigi sono cadute anche le ultime ipocrisie. Ce l'hanno detto chiaramente, infatti, quasi con arroganza. Vorrebbero rimanere a decidere tra di loro, i big boys dell'economia e della politica, e chi li distingue è bravo. Vorrebbero decidere loro su ciò che abbiamo costruito noi. A questo spudorato tentativo di espropriarci dobbiamo rispondere con calma e determinazione, no. Non che si possa dire che rifiutiamo il confronto o che rifiutiamo la politica, anzi abbiamo spesso cercato sia l'uno e sia l'altra, ma nonostante gli sforzi abbiamo avuto scarso successo purtroppo. Si vede che altri interlocutori hanno strumenti di persuasione, come dire, un po' più efficaci dei nostri. Comunque la nostra offerta di collaborazione rimane sempre valida. Uomini del potere tradizionale, deponete la vostra arroganza e ascoltateci. E ascoltate noi, non solo i grandi amministratori delegati delle aziende di Silicon Valley, che non ci rappresentano. Ascoltateci senza pregiudizi, senza slogan,
senza agende nascoste o doppie o triple, per affrontare insieme i problemi che ci sono, ma soprattutto per capire insieme come cogliere le straordinarie opportunità di crescita sociale, culturale ed economica rese possibili dalla rete. Noi, statene certi, saremo all'altezza.